L'influencer BLS Suakina El Basri si è risvegliata dopo 3 mesi in cui ha lottato tra la vita e la morte dopo una ferita al petto. È tornata a casa, ma la sua vita non sarà la stessa. Mentre lei era in ospedale, suo marito Jonathan Maldonato è stato arrestato e successivamente scarcerato, ma indagato per tentato omicidio e violenza in famiglia. Jonathan da ormai un mese vive in casa della madre. Su di lui grava l'accusa di maltrattamenti. Ha il braccialetto elettronico, l'obbligo di firma. La madre, influencer, non avrebbe dato agli investigatori nuovi particolari su cosa sia successo in quella casa il 16 maggio. È ancora mistero, quindi, sul come sia finita in coma e in terapia intensiva in gravi condizioni, visto che è uscita dall'ospedale quasi 100 giorni dopo esserci entrata. Sue è fuori pericolo, finalmente è uscita dall'ospedale e adesso è a casa circondata dall'affetto dei familiari. Quello di Suakina, l'influencer trentenne, meglio conosciuta come Siu, resta un giallo tutto da chiarire. All'appello manca ancora l'arma del ferimento. Quindi sì, manca l'arma del ferimento. Tutti gli oggetti che abbiamo analizzato, in realtà alcuni hanno dato degli esiti, altri no. La villetta di Chiavazza è ancora sotto sequestro e il marito Jonathan Maldonato resta l'unico indagato per tentato omicidio. Secondo la procura sarebbe stato lui a ferire la donna. Il 37enne ora vive con i suoi genitori, accerchiato dagli affetti. Mentre la famiglia di Maldonato continua a difendere l'operaio indagato. Guarda, lo stiamo vivendo in maniera molto, ma molto, come si dice, che ci sta sfinendo tutti quanti, tutta la famiglia. Cosa le manca di più? Mi manca di più Laila e Alice.